questo percorso che stiamo facendo, che non si sa dove ci sta portando, però dei risultati concreti. L'esempio che facevi tu è reale, è stata fatta la sperimentazione di una produzione durante un intervento chirurgico di elementi della caviglia stampati in 3D. Che cosa succede? Qual è la differenza fondamentale? Il dottore meglio di me può spiegarlo, ma quello che succedeva prima è in situazioni di interventi per protesi e quant'altro, si apriva il paziente, si misurava qual era la protesi, si ordinava la protesi, si riapriva il paziente quando la protesi era pronta. Nel frattempo magari qualche situazione al contorno cambiava, per cui la protesi non entrava bene, e quindi con tutte, certo, diciamo così, le conseguenze del caso. Oggi la stampante 3D consente la riproduzione esatta della protesi nel momento stesso in cui si fa l'operazione, e questa cosa qui impatta fortemente sulla vita del paziente. Questo è, intanto, dice, non lo apri due volte, no. E quando metti, diciamo così, anche perché i dati biometrici e di produzione della protesi vengono presi al momento, quindi voglio dire da intelligenze, diciamo così, in grado di elaborare meglio tutti i parametri a disposizione, è chiaro che il risultato cambia. Ma è questo l'aspetto più importante. L'aspetto più importante, quello che diceva Pillon, è la disponibilità dei dati. Cioè noi abbiamo un patrimonio di informazioni che purtroppo non sappiamo come gestire. Noi abbiamo una collaborazione con Fitbit, che è un produttore di wearable device del gruppo Google, che ci ha chiamato dicendo: noi abbiamo monitoraggio dello stile di vita delle persone 24 ore al giorno, abbiamo una massa di informazioni, aiutateci a farne qualcosa, perché è questa la sfida. No, la ringrazio, cioè, perché ha introdotto questa questione sulla quale vorrei fare un punto, un altro giro prima che ne finisca, però sì, voglio ripartire da lei, che è un tema di assoluta attualità, che è la questione del coronavirus. Allora c'è una gestione, come dire, mediatica del coronavirus, e poi c'è una gestione che è quella che appartiene agli organi di competenza ai quali, diciamo così, mi affiderei. Ma un dato su tutti mi ha colpito, perché visto che parliamo di innovazione digitale, algoritmi, capacità predittive di vedere il futuro, e poi ci troviamo ad usare sistemi che usava Venezia, che è quello della quarantena, visto che, insomma, Venezia ha inventato per primo il meccanismo della quarantena nel 300, e quindi per evitare il contagio si istituì questo strumento. Ma se andiamo a vedere i dati, scopriamo questi, diciamo, li ho verificati, quindi la fonte non è Repubblica ma è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella stagione del 2018 in Italia ci sono stati 8 milioni di casi con 205 decessi. Dal dicembre scorso a oggi nel nostro paese 4,2 milioni di persone sono state a letto con la febbre, e alla quinta settimana di sorveglianza erano stati registrati 85 casi gravi. Allora, questi, diciamo, sono i numeri che oggi noi abbiamo. Per non citare il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che a livello globale muoiono ogni anno 650.000 persone per malattie respiratorie legate al classico malanno invernale. Lei adesso poneva questo grande tema centrale dei dati e della condivisione dei dati, che spesso manca tra i paesi, riguarda il tema della sicurezza, quindi delle infrastrutture eccetera, ma riguarda anche la grande questione sanitaria. Assolutamente. Allora, qual è il tema al centro sia del decisore politico, che poi sarà quello che in qualche modo, no, dovrà legiferare per cercare di capire come mettere insieme tutto questo, e dal punto di vista invece tecnico suo, tutto quello che potremmo prevenire in realtà, no? Ora si bloccano gli aerei, ma è giusto, si bloccano, ha fatto bene dal mio punto di vista il Ministro della Salute a comunque intanto bloccare in modo precauzionale le tratte con Pechino, ma è possibile che non riusciamo a prevedere quello che sta avvenendo? Diciamoci, cinicamente ne ammazza più un'autostrada che il coronavirus come cose. Però, diciamo, è un aspetto mediatico che dobbiamo considerare. Quello che preoccupa di più, e da questo punto di vista, diciamo, io mi sono occupato in passato di vaccini e mi occupo di malattie rare. Quindi io vedo, dal punto di vista della gestione del dato, entrambe le situazioni. Cioè, una cosa che ha potenzialmente l'intera popolazione umana come interessata,
ha una cosa che riguarda quattro sfortunati pazienti nei quattro angoli del pianeta che hanno la stessa malattia e non sanno di saperlo, perché questo è il grosso problema. I dati ci aiutano in entrambe le situazioni, ci aiutano nel fare prevenzione e ci aiutano nel far sì che una malattia, quale una malattia rara, che ha in media 7 anni di diagnosi, riesca ad essere, noi abbiamo l'obiettivo, riconosciuta entro almeno 3 anni. Questo qua garantisce un'aspettativa di vita e soprattutto una capacità di studiare delle patologie in maniera molto più approfondita, riducendo anche i costi di investimento, perché oggi non si investe sulle malattie rare perché diciamo così, costa troppo mettere in campo tutto questo. I dati ci aiutano ad evitare questo, cioè la profilazione del paziente fatta attraverso algoritmi e quindi l'individuazione delle potenzialità che uno ha di avere una certa patologia tra 10 anni, con lo stile di vita che ha, con la familiarità con alcune malattie, mi consente di dire di cosa quello potrebbe essere affetto da qua a un certo periodo di tempo. Pillon, non flash, l'ospedale in tutto questo che fine fa? Se dovesse, faccia il futurologo del suo mestiere, e quindi che immagine, che funzione attribuisce lei da qui a 10 anni, diciamo, all'ospedale? Ovviamente la parte chirurgica rimane un punto centrale, poi danno, e poi, ma diventa una struttura di secondo livello. Parlavamo delle malattie respiratorie, io ho un'esperienza personalissima. Ho una figlia di 26 anni con una disabilità molto grave, quindi non ha autonomie, e mia figlia è una di quelle potenzialmente vittima gravissima di una epidemia influenzale o di queste cose qui. Bene, questo che vedete qui è la sua frequenza respiratoria, la sua frequenza cardiaca, monitorata da un sensore sotto il materasso. Io posso vedere qui come è andata la sua notte, qui sotto ho i suoi dati di frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, li ho degli ultimi 2 anni. Bene, mia figlia, abbiamo intercettato una polmonite 2 giorni prima che si presentasse in modo grave. Ora, questo sensore che mia figlia ha sotto il letto, e in provincia di Milano, non facciamo, è stato recentemente messo in una struttura a bassa intensità assistenziale su tutti i pazienti. Gli israeliani con questa tipologia di sensori hanno dimostrato il 60% di piaghe in meno, il 70% di cadute in meno e l'80% di trasferimenti in ospedali ad alta intensità in meno per il semplice fatto di monitorarli. Il futuro è questo, un ospedale che va dal domicilio in su. Molto interessante. E Sanna, il telegramma, abbiamo visto la macchina, lì state progettando, lei ieri a cena ci ha inondato di idee, di progetti, di cose, ci dica, diciamo, un'altra cosa alla quale state lavorando. La macchina l'abbiamo già vista, no? Poi si dice perché non la si produce in scala, una macchina con il sedile che addirittura abbiamo visto, no, nel filmato, anzi lo abbiamo visto il filmato con l'anziano che... No. Allora vediamo quello, così chiudiamo subito. Ce l'abbiamo? Ma non l'ho lasciato, il PDF. Bravo. Comunque c'è un filmato in cui si... Spieghiamolo, c'è un filmato in cui si vede che questa macchina che loro hanno brevettato ha questo sedile particolare. Vale. Allora, quello che manca, mi piace che siete voi, sono gli imprenditori, perché io faccio ricerca, ho un luogo dove possiamo mettere a frutto l'interdisciplinarietà. Abbiamo la macchina, noi abbiamo fatto un protocollo clinico approvato dal comitato etico per selezionare gli 80 anziani che in 2 rami hanno testato le feature di questa macchina. Io con la ricerca arrivo lì, questa me la finanzia l'Europa. Ma lei che si mette a fare le macchine, ma chi è? Il can lei, non ho capito. No, quello che manca è, da un lato, l'imprenditoria che ha voglia di pescare nella ricerca per trasferire. Okay? E questo pescare per trasferire è la cosa che noi abbiamo. Noi abbiamo 50 progetti in pipeline, l'anno scorso li abbiamo piazzati, come si dice, il Technology Transfer 5. Quello che manca è il trasferimento, perché io vorrei chiudere così. Se io fossi Elon Musk, avrei tutti i soldi che mi servono per comprare le risorse
che servono ad eseguire quelle cose. Siccome io i soldi non ce li ho, a me servono le risorse. Voi avete le risorse e siete imprenditori. Noi dico noi ricercatori, io faccio il mio caso, ma è la ricerca che ha questo ruolo. Abbiamo gli asset. Siccome voi non avete soldi e noi non abbiamo i soldi, che cosa facciamo? Cerchiamo di fare sinergia, filiera, ma ci vuole l'imprenditore che guarda l'innovazione disrupti. Ci sono anche gli imprenditori che sono interessati all'innovazione marginale, però bisogna averle tutte e due. E soprattutto poi bisogna coltivare la creatività, la interdisciplinarità in luoghi veri e con challenge veri dei ragazzi che stanno dalla metà in poi, perché quelle sono le risorse che una volta che ha impostato una company possono andare avanti e portarla avanti nei prossimi 20 anni. Che mi sembra anche essere lo scopo di un'iniziativa come questa, è quello di cercare di trovare delle sinergie e fare filiera, non essendo noi con i soldi da questa parte e voi con i soldi dall'altra parte. Grazie Sanna, grazie a Pillone, grazie a Battini.